Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente per questa presentazione, ringrazio anche il Direttore della Fondazione San Carlo per l'invito e per l'occasione di poter discutere e condividere con voi quello che è un po' il mio percorso di ricerca proprio legato al tema della prima globalizzazione, quindi della globalizzazione nella prima età moderna. Come prima cosa partirei dal titolo di questo mio intervento, Nuovi mondi, i processi di mondializzazione nell'epoca delle scoperte geografiche. Mi vorrei soffermare soprattutto su questo plurale, perché nuovi mondi? Normalmente noi siamo soliti appunto parlare di nuovo mondo perché ci soffermiamo, ci concentriamo soprattutto sulle scoperte geografiche legate alla conquista dell'America, quindi al viaggio di Cristoforo Colombo, che evidentemente, come sappiamo, rappresenta un po' in maniera più o meno convenzionale la nascita proprio della storia moderna, il momento di fondazione della storia moderna. E siamo meno attenti, forse siamo stati fino a tempi recenti, meno attenti a quella che invece è il versante asiatico, diciamo così, delle relazioni e dei processi di mondializzazione. Negli ultimi tempi invece sempre più spazio si è dato appunto proprio in questo mi vorrei riallacciare a quanto è stato detto poc'anzi, a una idea di prima globalizzazione che tiene indubbiamente conto di quelli che sono i processi politici che partono dall'alto, ma che molto si fondano anche e soprattutto sui network, sulle relazioni che invece hanno appunto un livello più basso, quindi le relazioni, i rapporti di nuovi soggetti che viaggiano, si muovono fra l'Europa, il nuovo mondo inteso diciamo nella maniera classica e soprattutto l'Asia, l'Oriente. Quindi parlare in qualche modo di storia della prima globalizzazione è un modo per parlare poi anche di tante cose e ovviamente si può fare una scelta su come orientare diciamo così il nostro percorso. Perché i tre termini che in qualche modo da cui dobbiamo partire sono quello delle esplorazioni, appunto, delle conquiste, perché esplorazione e conquiste non sono due termini sovrapponibili, le scoperte, appunto, il termine scoperta in qualche modo evita di prendere in considerazione tutto quello che è il grande tema della violenza con cui poi gli europei agiscono nel nuovo mondo, ma anche in altri contesti, diciamo, extraeuropei, e evidentemente anche il tema del commercio, che è l'altra grande questione, quello della storia economica, appunto l'impulso anche economico di queste esplorazioni geografiche. Però a me interessa soprattutto mettere insieme questi tre aspetti oggi per vedere come tutti e tre diciamo, le questioni prese in esame contribuiscono alla produzione di nuovi saperi globali. È ovvio che noi stiamo parlando appunto della prima età moderna, quindi è evidente che la globalizzazione nel Cinquecento, nel Seicento non va intesa in termini anacronistici, le comunicazioni erano molto più lente di quanto sono oggi. Una nave che partiva dal Messico per arrivare appunto nei porti europei, nei porti iberici, ci metteva anche 6 mesi. Le comunicazioni dunque erano molto lente, molto spesso queste navi venivano anche assalite dai pirati, erano sottoposte a naufragio, quindi stiamo parlando di una comunicazione che è molto più lenta, che è sottoposta a una serie di regole molto diverse rispetto a quelle della comunicazione di oggi. Però le relazioni erano in realtà molto fitte. Quindi il percorso in qualche modo che a me interessa fare oggi con voi è quella che diciamo si interessa soprattutto alla nascita di questi nuovi saperi, come le conoscenze di questi nuovi mondi, questi mondi extraeuropei si trasferiscono in Europa, cosa anche l'Europa trasmette possiamo dire a questi nuovi mondi e soprattutto quali sono le forme attraverso cui si esprime appunto questo contatto, questa comunicazione. Le forme sono tante, diciamo, evidentemente sono delle forme al tempo stesso scritte, ma anche iconografiche. Quindi abbiamo in primo luogo la letteratura di viaggio, che si diffonde proprio a partire dalle prime esplorazioni. Abbiamo i libri relativi anche e soprattutto ai costumi, alle tradizioni di queste popolazioni indigene che gli europei cominciano a conoscere, e vedremo poi anche che all'interno, diciamo, di queste popolazioni c'è una sorta di gerarchia, non tutte vengono considerate nella stessa maniera, soprattutto in questo c'è una forte disparità fra quello che è il nuovo mondo, il mondo pagano possiamo dire degli indigeni pagani, e quello invece che sono le grandi civiltà orientali, dei grandi imperi orientali. Ma abbiamo appunto anche una dimensione per così dire cartografica, quindi la produzione di mappe, che sono mappe che proprio nella prima età moderna cominciano ad evolversi. Fino a quel momento la cartografia aveva una dimensione in cui era ancora molto spiccato l'elemento, possiamo dire, legato alla mitologia, alla leggenda. Le carte non erano realmente rappresentative di un universo geografico, e sono proprio le esplorazioni, la navigazione, tutte quelle informazioni che vengono fornite dai marinai, dai navigatori, che contribuiscono a creare i portolani, che sono proprio le carte nautiche, e poi evidentemente anche un diverso modo di intendere la cartografia. Da questo punto, fra l'altro, proprio in tema di globalizzazione, dobbiamo dire che il mondo arabo, il mondo musulmano, arriva prima, diciamo, da un punto di vista cartografico, perché aveva una più spiccata tradizione di navigazione da una parte, soprattutto nell'Oceano Indiano, e poi perché, come sapete, degli obblighi dei musulmani era quella di svolgere il pellegrinaggio alla Mecca, e quindi comunque nella propria vita il viaggio, la mobilità era qualcosa costantemente presente, a differenza, diciamo, della popolazione europea, che sicuramente era più stanziale in una prima fase. E quindi questa diversa produzione, libri più propriamente storici, libri etnografici, ma anche dizionari. Pensiamo a quell'enorme sforzo fatto in questo senso soprattutto dai missionari per anche dare una grammatica a molte delle lingue, soprattutto del Nuovo Mondo, delle tribù indigene del Nuovo Mondo, che erano delle culture essenzialmente orali, e c'è quindi anche uno sforzo ulteriore nel tentativo di costruire delle relazioni, dei rapporti con questi mondi, di dovere appunto anche da un punto di vista proprio tassonomico, grammaticale, costruire degli strumenti che facilitino le comunicazioni. Un altro diciamo, aspetto fondamentale è, come vi ho detto, in questo panorama molto ampio di pubblicazioni che in qualche modo arrivano in Europa e si diffondono anche nel territorio europeo, è chi sono gli autori, diciamo, di questi testi. Gli autori sono appunto un universo molto variegato. Abbiamo già parlato dei missionari e torneremo sui missionari, perché poi la seconda parte del mio, diciamo, percorso, della mia conferenza sarà soprattutto legato ai missionari. Ma sono anche i mercanti, abbiamo detto, e quindi capite come anche, diciamo, il tipo di produzione scritta di queste diverse categorie obbedisce anche a delle esigenze di tipo differente, perché il mercante prima di tutto ha necessità di trasmettere notizie di tipo pratico, legate proprio all'uso quotidiano della vita, le monete, gli scambi, quali sono le strategie migliori per entrare in contatto con le altre popolazioni. Poi evidentemente abbiamo anche un livello più alto, che è quello dei diplomatici, ma Abbiamo già nominato i marinai, i geografi in senso stretto. Molto spesso si tratta, diciamo, di figure che agiscono in loco, ma anche che acquistano, diciamo, non è la parola esatta, ma diciamo raccolgono una serie di informazioni che vengono invece, soprattutto, arrivano in Europa attraverso le lettere, quindi la corrispondenza è un altro aspetto fondamentale. Ma altre due categorie di cui diciamo negli ultimi anni si è soprattutto soffermata la storia della prima globalizzazione, sono quelle ad esempio dei medici e dei soldati. E da questo punto di vista vi faccio un solo esempio, che è quello di Niccolò Manucci, che è questo veneziano che parecchio tempo dopo Marco Polo si mette in viaggio verso l'India e avrà un percorso, diciamo, molto interessante, perché si spaccerà come medico alla corte del Gran Mogol e sarà, avrà anche una carriera militare proprio all'interno dell'esercito dell'imperatore Mogol. Però al tempo stesso manterrà sempre forte una sua identità cristiana. Quindi in questa storia del Gran Mogol, che poi avrà una diffusione in Europa soprattutto manoscritta, perché in realtà sarà solamente in anni recenti che avremo una traduzione per un pubblico più ampio di questa grande storia, appunto, di Niccolò Manucci, però diciamo la sua figura è una di quelle figure che un grande storico francese che molto si è occupato di temi legati alla prima globalizzazione, che è Serge Grusinski, ha definito come passeur culturel, cioè come mediatori culturali. Tutte queste figure in qualche modo mettono in contatto mondi di tipo differente e li fanno conoscere, e le notizie che circolano sono appunto notizie in cui, come vedete, coloro che sono gli autori sono al tempo stesso il pubblico, cioè le due categorie, avrei dovuto mettere le due slide, diciamo, in parallelo, ma autori e pubblici in qualche modo in alcuni momenti si incrociano, perché poi sono le stesse figure che hanno bisogno di notizie a avere la necessità poi di recarsi anche in queste terre, appunto, di nuova esplorazione per quanto riguarda il continente americano, e invece già note, ma comunque in quella fase di nuovo sotto l'attenzione, diciamo così, della lente da parte degli europei, come sono appunto, il continente asiatico. Ma il pubblico, dicevamo, è anche un pubblico invece che rimane in Europa, quindi non solo i, diciamo, protagonisti della mobilità, non solo coloro che in un modo o nell'altro partecipano di queste esplorazioni geografiche, ma anche coloro che invece rimangono in Europa e vogliono avere notizie di questi nuovi mondi. E sono evidentemente da una parte gli scienziati, gli eruditi, che quindi si pongono come cinghia di trasmissione verso un pubblico più ampio e diffondono le notizie che arrivano da questi nuovi mondi, ma sono anche figure come i re, i papi, i nobili, i cardinali. E qui ci leghiamo ad un altro aspetto, diciamo, che analizzeremo ora, che è quella anche dell'arrivo in Europa non solo di notizie, ma anche di oggetti, di manufatti appunto dai mondi lontani. Un'altra cosa, appunto, da sottolineare è che questi saperi, ed è il termine volutamente, appunto, utilizzato al plurale e non al singolare, viaggiano da ovest ad est e da est a ovest, cioè le direzioni sono biunivoche, la direzione è biunivoca. Perché se è vero che tutte queste figure, questi attori della prima globalizzazione portano con sé nel Nuovo Mondo, in Asia, una serie di competenze che sono poco conosciute in quei contesti, è anche vero che appunto sono anche tutta una serie di saperi e di conoscenze che dall'est arrivano verso l'Europa. E diciamo, potremmo fare molti esempi, però evidentemente siamo in una fase in cui questi diversi saperi cominciano ad interagire, ma ognuno, diciamo, di questi contesti porta con sé anche una serie di pregiudizi, di idee che ha sul mondo dell'altro. E qui vi ho riportato un'unica carta che è appunto una carta dell'Asia, dell'Europa, scusate, vista dall'Asia, che è questa mappa coreana che si chiama Kangnido e che è una mappa che in qualche modo costituisce un modello per tante mappe orientali dell'epoca, qui siamo appunto nel primo Cinquecento, e in cui vedete che, diciamo, il grosso, la parte significativa diciamo, della mappa è occupata dal continente asiatico, mentre in una strisciolina compare ovviamente con dimensioni che non hanno, come vi dicevo, ancora nulla a che fare, diciamo, con quelle che sono né le dimensioni reali, ma neanche le proiezioni sono in qualche modo reali, però in cui compare il continente africano e compare anche l'Europa. Ovviamente ancora in questa carta manca del tutto il continente americano. Questa mappa coreana ha una influenza anche nel resto del mondo asiatico, quindi esempi di mappe costruite in questo modo le avremo anche in Cina, in Giappone, quindi un modello coreano che viene poi anche esportato in altre parti, diciamo così, dell'Asia. Ma dicevamo prima appunto che quando parliamo di saperi non parliamo appunto solo ed esclusivamente di, appunto di testi o appunto di mappe geografiche, ma parliamo anche di oggetti, di manufatti che arrivano appunto in Europa e vengono collezionati in luoghi differenti. Vengono collezionati ad esempio in nuove biblioteche come la Biblioteca Ambrosiana, fondata dal cardinale Federico Borromeo a Milano, che diventa uno dei luoghi diciamo, appunto, di ricezione di molte delle informazioni che arrivano dal mondo, tanto dal Nuovo Mondo quanto dal continente asiatico, perché i missionari appunto non mandano solo lettere, ma mandano anche veri e propri oggetti. E da queste all'interno, diciamo così, di queste biblioteche, io qui vi ho riportato anche quella che è la sala principale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, nascono anche quelle che vengono definite le Wunderkammer, cioè le camere delle meraviglie, cioè si raccolgono oggetti, meraviglie che provengono dai luoghi esotici e si raccolgono appunto in maniera anche proprio tassonomica, con il desiderio di avere sempre più esempi di questi luoghi lontani. E le Wunderkammer sono presenti non solo nelle biblioteche, ma sono presenti ad esempio nelle corti. Pensiamo alla collezione di Rodolfo II, imperatore d'Austria, che ora la Wunderkammer di Rodolfo II costituisce una parte fondamentale delle gallerie nazionali austriache di Vienna, il grande museo di Vienna, ma si riuniscono, diciamo, questi oggetti anche nelle università. Qui vi ho riportato, anche qui purtroppo non avendo troppo tempo per soffermarci su questo tema, vi ho riportato semplicemente una diciamo, ricostruzione di quella che è la Camera delle Meraviglie di Manfredo Settala, che era un religioso che raccoglie molti di questi oggetti in maniera quasi ossessiva, oggetti che provengono appunto soprattutto da mondi lontani. Nel Cinquecento un mondo lontano è anche l'impero russo, la Siberia, cioè tutti quei territori che comunque escono dai confini dell'Europa occidentale. E questa Camera delle Meraviglie di Manfredo Settala era stata poi donata alla Biblioteca Ambrosiana e nel corso del tempo, diciamo dal Seicento in poi, è stata in parte dispersa. Non tutti, diciamo, gli oggetti manufatti che facevano parte di questa collezione sono effettivamente rimasti all'Ambrosiana. Noi possiamo ricostruire, diciamo, abbastanza bene la consistenza di questa collezione attraverso gli inventari che lo stesso Settala ha fatto della collezione, che fra l'altro sono inventari accompagnati tutti dai disegni, e quindi è facile in qualche modo vedere se gli oggetti che noi ancora abbiamo a nostra disposizione sono nel catalogo e sono ancora diciamo fruibili per noi. I cataloghi sono a biblioteche estense, però la collezione, o quel che rimane appunto della collezione, negli ultimi anni è diventato patrimonio del nuovo Museo delle Culture, il MUDEC di Milano, e quindi chi oggi voglia appunto visitare o comunque avere una conoscenza diretta degli oggetti che fanno parte di questa collezione può visitare appunto il MUDEC. E il MUDEC, fra l'altro, un breve inciso però importante anche per capire come cambia poi anche la percezione delle collezioni nel corso anche del tempo più vicino a noi, è uno di quei musei appunto che si ispirano al modello del museo di Quai Branly di Parigi, cioè un museo etnologico e antropologico, che è un tipo diciamo di museo molto legato anche alla storia della prima globalizzazione, in cui in qualche modo questi oggetti assumono una nuova luce, vengono considerati all'interno di quelli che sono i loro contesti e non più come delle meraviglie del tutto svincolate appunto dal contesto di appartenenza. Pensiamo anche alle grandi esposizioni universali da Parigi a Londra, nel quale venivano appunto mostrate in pubblico non solo gli oggetti ma anche gli stessi indigeni in carne e ossa all'interno appunto delle gabbie. Quindi dobbiamo sempre tenere conto che anche da questo punto di vista c'è un'evoluzione, per fortuna diciamo, crociando le dita, importante nel corso del tempo. Un altro diciamo, aspetto che va considerato per quello che riguarda i luoghi di raccolta appunto, e diffusione di questi saperi globali è quello che diciamo, coinvolge anche le compagnie commerciali. E qui dobbiamo introdurre un altro elemento che è strettamente evidentemente legato alla prima globalizzazione, ed è quello della nascita dei grandi imperi coloniali. Prima l'impero portoghese e spagnolo, all'inizio del Cinquecento, e poi soprattutto a partire dal Seicento gli imperi inglese, olandese e in misura minore, ma comunque significativa da un punto di vista di diffusione dei saperi, l'impero francese. E questi imperi diciamo, sono fondamentali per capire quella che è la relazione, il rapporto fra le esplorazioni e soprattutto le relazioni che si instaurano fra l'Europa e questi nuovi mondi. Perché evidentemente laddove gli imperi europei riescono a portare avanti una conquista del territorio in forma capillare e massiccia, svolgono un ruolo, diciamo così, anche molto violento nei confronti delle popolazioni locali, e quindi evidentemente pensiamo soprattutto al nuovo mondo, alla conquista del nuovo mondo, che appunto non è una scoperta ma è una conquista, insomma su questo ormai dovremmo essere tutti d'accordo. E evidentemente laddove invece gli imperi europei si trovano a dover in qualche modo mediare con altri contesti politici che sono invece profondamente radicati sul territorio e che soprattutto rappresentano, per così dire, anche delle civiltà che hanno una lunga tradizione, pensiamo appunto alla Cina, all'India, a quelli che vengono definiti come i grandi imperi della polvere da sparo, appunto l'impero Safavide in Persia, l'impero Moghul in India e poi appunto anche l'impero cinese. Ecco, in tutti quei contesti gli europei e la colonizzazione europea ha evidentemente un carattere di tipo differente, perché non può imporre una volta per tutte il proprio modello, ma deve fare i conti con altre realtà presenti su quel determinato territorio. E questo evidentemente influisce anche proprio non solo a un livello alto, come abbiamo detto, di relazioni diplomatiche fra gli stati, ma anche a un livello più basso, cioè di quello che è il rapporto fra i diversi individui, i singoli missionari che agiscono in un determinato territorio, che devono oltretutto fare anche un uso diverso di quelli che sono invece in questo caso i mediatori culturali locali, cioè la popolazione appunto indigena, che in un primo momento è necessaria a tutte queste figure, in primo luogo proprio per la conoscenza della lingua, perché tutti gli europei che arrivano appunto nei nuovi mondi inizialmente non conoscono le lingue e quindi hanno bisogno di qualcuno che si ponga come cinghia di trasmissione. E quindi anche qui, come potete immaginare, nasce tutto anche un grande problema di quello che effettivamente questi mediatori trasmettono, dell'affidabilità che bisogna fare in queste figure, perché evidentemente anche indirizzano quelle che sono le conoscenze dei missionari, dei soldati, dei medici, quindi è una situazione davvero complessa e complicata. Ma in questo diciamo, contesto un aspetto fondamentale è appunto quello svolto, un ruolo diciamo fondamentale è quello svolto dalle compagnie commerciali, perché le compagnie commerciali non sono solo appunto delle istituzioni di tipo economico, ma soprattutto per quanto riguarda il continente asiatico diventano dei veri e propri referenti istituzionali. Le Province Unite, l'Inghilterra dirigono le proprie colonie attraverso le compagnie commerciali. L'Inghilterra sarà solo alla metà dell'Ottocento che poi assumerà ad esempio la guida del governo dell'India come regno di Gran Bretagna. Fino ad allora era stata la Compagnia delle Indie Orientali a svolgere questo ruolo, certo in nome dello Stato inglese, però era importante anche una certa autonomia di queste compagnie. Quindi l'aspetto economico ancora una volta influenza strettamente appunto le conoscenze, la trasmissione dei saperi e in questo caso un ruolo anche importante che magari appunto noi pensiamo essere di secondo piano ma non lo è quello svolto anche dalle borse come luoghi in cui si trasmettono i saperi e pensiamo allora poi se arriviamo al Settecento a quella che è una delle più famose citazioni di Voltaire appunto dalle lettere inglesi dove appunto Voltaire nell'elogiare il principio di tolleranza parla proprio delle borse, no? In fondo all'interno della borsa di Amsterdam, di Londra, di Surat il cattolico, il protestante, il quacchero, l'induista, tutti quanti hanno un unico obiettivo che è quello appunto di fare affari e quindi le differenze religiose passano in qualche modo in secondo piano. Ora va detto che invece tra 500 e 600 per l'Europa le differenze religiose invece sono fondamentali, anche se vediamo adesso in che modo poi vengono affrontate. E in questo senso un ruolo di primo piano lo svolgono le congregazioni romane. La congregazione romana che viene fondata appunto nei primi anni del Seicento è la congregazione della Propaganda Fide, cioè quella congregazione che diciamo si dovrà occupare e ancora oggi con un altro nome perché oggi si chiama la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, quindi ha mantenuto una continuità rispetto al passato, si deve occupare appunto di diffondere l'evangelizzazione in tutto il mondo. Ovviamente il messaggio dell'universalismo cristiano è al fondo appunto del messaggio evangelico e quindi in qualche modo la Chiesa è vicina da subito diciamo così ai colonizzatori europei in questa missione diciamo di esplorazione geografica e di conquista e come vi dicevo prima parlando della colonizzazione e delle relazioni poi fra gli stati è impensabile appunto ragionare in termini di colonizzazione senza evangelizzazione, ma soprattutto di evangelizzazione senza colonizzazione. Cioè i due fenomeni sono strettamente connessi e appunto è strettamente, diciamo questo ci aiuta a capire come la questione della violenza non sia per così dire un aspetto secondario dell'evangelizzazione, ma sia connaturata alla propria natura di origine, alla propria matrice di origine, possiamo dire. È la stessa ideologia cristiana del compelle entrare, che è il motto appunto del Vangelo di Luca, cioè del fatto che bisogna entrare comunque a giustificare appunto quest'uso della violenza. E appunto, come vi dicevo prima, laddove le politiche imperiali sostengono l'evangelizzazione, è anche più facile che si attuino queste forme di violenza, laddove, come in Asia, questo avviene con più difficoltà, in qualche modo i missionari dovranno trovare anche delle nuove forme. Questo non significa che non ci sia una dimensione di violenza anche in Oriente. Pensiamo alla grande distruzione degli idoli, appunto sempre Serge Grusinski per il continente del Nuovo Mondo, per il Nuovo Mondo ha parlato di guerra delle immagini, proprio per questa distruzione di tutto il patrimonio anche culturale operato dagli europei. Ma qualcosa di simile avviene ad esempio nell'isola di Salsette in India da parte appunto dei portoghesi che distruggono i templi induisti e quindi operano, possiamo dire, nella stessa maniera. E da questo punto di vista non è un caso ad esempio che fra i primi martiri gesuiti abbiamo proprio i martiri di Salsette, che sono stati canonizzati solamente nel tardo Ottocento. E questo perché? Perché era molto difficile, anche diciamo, per le istituzioni ecclesiastiche, distinguere diciamo, il ruolo di questi gesuiti come colonizzatori e come missionari. Di fatto erano stati martirizzati, ma erano stati martirizzati più perché riconosciuti come portoghesi che non come appunto portatori del messaggio evangelico, e quindi questo processo appunto dalla fine del Cinquecento sostanzialmente si è trascinato fino al pieno Ottocento. È evidente comunque che, come vi dicevo, sono soprattutto diciamo i missionari proprio a esercitare questo ruolo di passeur culturel, appunto potremmo anche tradurlo come trafficanti della cultura. E come vi dicevo appunto il 1622 è in questo senso una data di snodo. Ma vorrei passare ora a fare un caso appunto più concreto, più circoscritto, che ho studiato più da vicino, quindi conosco anche meglio, che è quello proprio della evangelizzazione portata avanti dalla Compagnia di Gesù. Per parlare dei gesuiti dobbiamo parlare in prima battuta di José de Acosta, un gesuita attivo, evidentemente di origine iberica, ma attivo soprattutto in Perù, che propone all'interno delle sue opere una sorta di gerarchia della civiltà. E in questa gerarchia della civiltà, ovviamente, alla sommità della piramide sta l'Europa, e soprattutto, evidentemente, l'Europa sostenuta dalla religione cristiana. E alla base, come vi accennavo prima, stanno invece le popolazioni pagane del Nuovo Mondo, nei confronti delle quali dunque si può procedere con una sorta di evangelizzazione forzata, con quelli che appunto vengono definiti come battesimi forzati. Poi sappiamo bene che il battezzare in quanto tale non era di per sé significativo, perché molto spesso coloro che venivano battezzati non capivano quello per cui, diciamo, i motivi per cui dovevano entrare in questa nuova chiesa, non capivano la lingua, non riuscivano appunto proprio ad entrare nel merito di quelli che fossero i fondamenti della fede cristiana. Però il paganesimo era considerato appunto in qualche modo una non religione, quindi qualcosa con cui che effettivamente i cristiani potevano annullare in una maniera totale. Però c'era anche uno stadio di mezzo che era appunto quello soprattutto delle civiltà, delle grandi civiltà orientali, in particolare appunto civiltà come quella cinese o quella indiana, dove c'erano anche delle grandi tradizioni civili e religiose legate al confucianesimo, al taoismo, al buddismo, all'induismo, e nei confronti di queste civiltà in qualche modo la strategia non poteva essere la stessa attuata nei confronti degli indigeni pagani del Nuovo Mondo. Ed il primo a rendersi conto, diciamo, di questa difficoltà e della necessità in qualche modo di trovare delle strategie di tipo differente è Francesco Saverio, che è anche noto appunto proprio come l'apostolo delle Indie, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola, quindi il fondatore della Compagnia di Gesù, e Francesco Saverio parte immediatamente, diciamo, appena fondata la Compagnia di Gesù, anzi non è neanche a Roma quando Papa Paolo III riconosce ufficialmente la Compagnia di Gesù, perché è già in viaggio verso Lisbona per imbarcarsi su una nave che lo porterà poi a Goa. Francesco Saverio riuscirà anche a convertire diciamo una serie di comunità in India, in particolare convertirà quelli che vengono definiti, sono noti diciamo come i pescatori di perle della costa appunto della pescheria, ma anche lì è una conversione che ovviamente viene spacciata e propagandata in Europa come una conversione dei cuori, come tutto a un tratto questa comunità decide di passare al cattolicesimo. In realtà le conoscenze che abbiamo oggi e anche le capacità di leggere meglio quelle che sono le strategie sul territorio ci hanno fatto capire che in realtà questa comunità era sottoposta soprattutto a una serie di tributi da parte dei musulmani, e quindi la scelta di convertirsi al cattolicesimo e quindi di legarsi all'impero portoghese è una strategia economico-sociale, cioè legata a motivi che poi fino a un certo punto hanno a che fare con la religione. Certo, nulla esclude che alcuni di questi pescatori si siano convertiti spontaneamente e si siano convertiti col cuore, però evidentemente dobbiamo tenere conto di una rete di questioni molto più ampia. E dunque, vi dicevo, Francesco Saverio comincia questa sua missione di conversione in India, si sposterà poi in Giappone e sarà animatore di quella che sono appunto le prime comunità cristiane in Giappone. Non so se qualcuno di voi ha visto recentemente il film Silence di Martin Scorsese, che ricostruisce proprio la vita delle comunità cattoliche, cristiano-cattoliche in Giappone nella fase, diciamo, della persecuzione da parte invece dei signori della guerra giapponese, quindi dopo in qualche modo l'evangelizzazione da parte dei gesuiti. E poi ovviamente, come molti non solo degli esploratori ma anche dei mercanti, degli avventurieri che si recano in Asia nella prima età moderna, il grande mito, la grande speranza di Francesco Saverio era quella di riuscire a convertire il grande impero cinese, e in realtà Saverio morirà proprio nel tentativo di sbarcare in Asia. Non morirà, diciamo, per un naufragio, ma morirà, diciamo, per una febbre che però sostanzialmente non gli consentirà di portare avanti la sua impresa e la sua spedizione. Ma questa idea di Saverio che comunque i conti con le civiltà orientali vanno fatti in un altro modo viene portata avanti da un altro gesuita, che è Alessandro Valignano. Alessandro Valignano, che assume il ruolo di visitatore. Chi è il visitatore? Il visitatore è in qualche modo questa figura che si deve, è il governatore religioso, il governatore dei gesuiti, che si deve occupare appunto di un determinato territorio, che è un territorio molto ampio. Quindi Alessandro Valignano era visitatore dell'Asia, quindi si occupava dell'India, si occupava del Giappone, si occupa poi appunto dei primi tentativi di penetrare in Cina. E Valignano, appunto attivo soprattutto in Giappone in prima persona, sostiene la necessità per i gesuiti di adottare i costumi dei bonzi, cioè affinché i gesuiti possano pensare di trovare una strategia di conversione dei giapponesi, non possono presentarsi come missionari europei occidentali, ma devono assumere anche fisicamente l'abito, le abitudini alimentari di quelli che sono appunto i bonzi in Giappone. Perché i bonzi? Perché i bonzi in Giappone hanno comunque uno statuto riconosciuto di figure di intellettuali, di punti di riferimento spirituale, e quindi i gesuiti in qualche modo devono fare i conti con questo. Come si chiama, diciamo, la strategia? No, scusate. La strategia proposta appunto da Valignano, strategia dell'adattamento, cioè adattare alcuni aspetti appunto del cattolicesimo a quelle che sono le tradizioni locali. E qual è il presupposto di Valignano? È che in realtà, presupposto che poi lo vedremo sarà anche di Matteo Ricci in Cina, è che in realtà questi paesi, queste civiltà orientali non hanno delle vere e proprie religioni, ma hanno piuttosto delle tradizioni che sono tradizioni legate al culto degli antenati, legate a un certo modo appunto di intendere il passato, ma non sono delle vere e proprie religioni, e quindi sostanzialmente i cattolici possono anche accettare alcune di queste tradizioni senza stravolgere l'impianto del cattolicesimo. Ora, siamo alla fine del Cinquecento, abbiamo detto che i saperi viaggiano da una parte all'altra del mondo, ma viaggiano anche molto lentamente, e quindi a Roma alla fine del Cinquecento sono anche molto poche le conoscenze ancora su queste popolazioni orientali. Man mano, diciamo così, che Roma acquisisce più informazioni, che sono più i viaggiatori, che arrivano più libri, arrivano più testi, ovviamente Roma comincia ad essere più preoccupata rispetto a questo modo di agire dei gesuiti, perché comincia a pensare che in realtà adattare il cattolicesimo a questi costumi orientali sia una forma ai limiti dell'ortodossia, anzi una vera e propria forma ereticale per certi versi, e quindi alla fine del Settecento poi arriverà una vera e propria condanna di questa pratica promossa dai gesuiti. Ma qui, come potete vedere, comunque i gesuiti riescono effettivamente ad arrivare in Giappone, e appunto fra la fine del Cinquecento e gli anni 20-30 del Seicento si stabiliscono in quel contesto, e questa, diciamo, missione dei gesuiti viene anche rappresentata attraverso una serie di questi namban, di questi appunto paraventi, in cui ovviamente qui purtroppo non è che si vede molto bene da lontano, però sono rappresentate anche tutta una serie di figurine appunto di gesuiti che arrivano appunto in questo nuovo paese. Diciamo la politica, la strategia missionaria di Valignano viene portata avanti soprattutto da Matteo Ricci in Cina. Matteo Ricci forse è il più noto dei gesuiti, diciamo così, al grande pubblico. E Matteo Ricci, appunto, seguendo Valignano, attua una politica di adattamento fra quello che è il confucianesimo e quello che è il cattolicesimo. Ma quello che è interessante è che inizialmente i gesuiti, proprio appunto sulla scia di Valignano, arrivano anche in Cina, una prima generazione di gesuiti, vestiti da bonzi, non vestiti da mandarini, cosa che poi invece farà Matteo Ricci. E in quel contesto invece travestirsi, fra virgolette, da bonzi non ha lo stesso effetto, lo stesso risultato rispetto al Giappone, perché invece in una scala sociale i bonzi sono molto più in basso, e quindi la capacità di Ricci è quella di capire a un certo punto che deve cambiare travestimento, possiamo dire, che se vuole avere qualche speranza di penetrare appunto all'interno diciamo di quello che è il mondo politico e culturale cinese, deve invece appunto in qualche modo trasformarsi in un mandarino, cioè in quella che è la ceto intellettuale più alto. Tanto è vero che Come vedete anche da alcune di queste immagini, scusate, che vi ho riportato, proprio i gesuiti saranno in qualche modo vestiti con la veste appunto del tribunale, poi di quello che sarà il loro principale luogo di azione, che è il cosiddetto Tribunale delle Matematiche. E qui dobbiamo, diciamo così, introdurre un altro aspetto, anche se rapidamente, e cioè che quello che questi missionari, questi religiosi portano in Oriente, e quello soprattutto che interessa all'Oriente, non è tanto e solo la loro dimensione religiosa, anzi quella avranno più difficoltà poi appunto ad imporla. La Cina non diventerà mai un continente cattolico, un impero cattolico, ma quello che interessa sono le competenze che questi gesuiti colti portano con sé. I gesuiti sono molto spesso dei veri e propri scienziati e dunque introducono in qualche modo all'interno appunto soprattutto del Tribunale delle Matematiche, cioè di quella che è la più alta istituzione scientifica all'interno dell'impero celeste, quelle che sono le proprie competenze di fisica, di astronomia, di geografia. E in questo, infatti, come vedete al centro rappresentato Ricci, a destra abbiamo un altro gesuita che è Adam Schall, che viene rappresentato proprio all'interno, no, di un contesto che è evidentemente un contesto di ricerca scientifica, con mappamondi, sfere. E questa, diciamo, capacità di scienziati di Ricci e degli altri gesuiti che si recano allora in Cina si esemplifica in quello che è il mappamondo di Matteo Ricci. Matteo Ricci, appunto, nel 1602 produce una carta geografica del mondo, in cui al centro evidentemente adotta una prospettiva orientale, perché al centro noi abbiamo l'Asia, e soprattutto questo è un manoscritto che diciamo appunto proviene da una biblioteca cinese, non si vedono nel dettaglio le scritte, ma è un mappamondo in cui tutto il commento è in cinese. Allora, qui abbiamo davvero in questa carta di Matteo Ricci un incrocio, appunto un incrocio, un sincretismo fra quelle che sono le conoscenze anche cartografiche e tecniche, possiamo dire, portate con sé da Matteo Ricci dalla Cina, e quella che è anche la necessità, l'esigenza di fare i conti con un mondo differente. Ma anche, diciamo, in questa carta, e pur, diciamo, in una rappresentazione iconografica che evidentemente mette al centro il cinese e il mondo cinese, in realtà l'idea poi sostanziale di Matteo Ricci è quella soprattutto di modificare anche la percezione che i cinesi hanno dell'Occidente. Per i cinesi l'Occidente è già l'India, non è l'Europa. Quindi invece l'idea, e quello che è al fondo del pensiero di Ricci, è soprattutto quello di far passare all'interno della cultura cinese l'idea che l'Occidente si identifichi con l'Europa. E questo diventa un altro aspetto fondamentale. Ma oltretutto sono proprio i gesuiti a diffondere appunto in Europa il nome di Asia, per indicare il continente che noi oggi conosciamo con questo nome. Ma per darvi anche qualche dato, fra il 1600 diciamo il 1800 abbiamo circa, diciamo, i geografi, gli studiosi appunto di cartografia hanno identificato circa 150 gesuiti che producono mappe, e la produzione di queste mappe avviene a un doppio livello, a un livello macroscopico, come è quello evidentemente di Matteo Ricci, che è anche il più noto, ma molto spesso sono anche mappe pequeñe, come vengono definite, delle piccole mappe che servono anche proprio per gestire, per controllare il territorio, che quindi hanno una funzione anche pratica. Non sono delle mappe che hanno solamente, diciamo, una funzione, diciamo, scientifica, ma sono dei veri e propri strumenti per questi gesuiti. Ma saltiamo un attimo Ma passiamo appunto a un'altra figura fondamentale in questo contesto e a quello che è l'ultima, diciamo, aspetto che vorrei affrontare, che è più legato al mondo indiano, che è appunto l'interprete di questa strategia dell'adattamento appunto nel Malabar, nel Madurai, in quelle che sono alcune zone dell'India del Sud. Anche qui vedete che Roberto Nobili, che proviene da una nobile famiglia di Montepulciano, era il nipote ad esempio di Papa Cervini, di Marcello II, si decide in qualche modo di trasferirsi in India e di travestirsi da bramino. Quindi ancora una volta, come Matteo Ricci in Cina, si sceglie in qualche modo di provare a convertire quelle che sono le sfere più alte della popolazione. Come sappiamo, l'India è divisa in caste e i bramini sono la casta più alta. E Nobili assume appunto fisicamente, questo che vedete a sinistra è un ritratto ufficiale, diciamo, prodotto all'interno della compagnia, questo è un disegno di quello che era appunto l'abito che Nobili assume, che quindi è proprio l'abito dei bramini, con questa veste appunto gialla, con il turbante in testa, ed è proprio Nobili a introdurre e a riuscire in questa fase a far accettare in Europa quelli che sono una serie di tradizioni e di simboli anche fisici che i convertiti indù non vogliono abbandonare dopo la loro conversione. Quindi ancora una volta che cosa accade in India, come già in parte appunto era accaduto in Cina con Matteo Ricci? Che il problema di questi convertiti, diciamo, al cattolicesimo è quello che hanno abbandonato la propria comunità di origine, ma non fanno parte a tutti gli effetti neanche della nuova comunità, perché evidentemente soprattutto in una città come Goa, dove i portoghesi, diciamo così, la fanno da padrone, non hanno lo stesso statuto di cittadinanza né gli stessi diritti. Allora Nobili pensa appunto di poter in qualche modo agire su questa difficoltà appunto degli induisti di convertirsi, consentendo loro di mantenere tutta una serie di segni tradizionali e anche andando incontro a quelle che sono alcune delle difficoltà proprio anche fisiche di accettare alcuni segni, ad esempio legati ai sacramentali del battesimo. Il battesimo aveva nella sua, diciamo, cerimonia la necessità di utilizzare la saliva, l'imposizione della saliva. La saliva per gli indù era qualcosa di assolutamente impuro e quindi non vogliono accettare questa pratica, e quindi Nobili in qualche modo si pone come mediatore fra Roma e le comunità di convertiti induisti per evitare che questo, diciamo, possa, cioè che questo aspetto possa essere considerato eterodosso dalla Chiesa cattolica e dal Papa e possa invece essere accettato. Ma un altro aspetto appunto che dobbiamo considerare è che, come vi dicevo prima, diciamo, questa forma di, potremmo definirlo di vero e proprio sincretismo fra diverse religioni, ha anche, diciamo, un suo versante che non è strettamente religioso. Il sincretismo significa anche importare in Oriente, ad esempio, modelli architettonici occidentali, e non solo in Oriente, ma pensiamo anche al Paraguay. Il Paraguay, ancora oggi, la foresta amazzonica è disseminata di queste antiche vestigie delle chiese dei Gesuiti, che hanno un impianto architettonico che si richiama la Chiesa del Gesù a Roma. Io qui vi ho riportato solamente, diciamo, una di queste foto che è molto, diciamo, d'impatto. Questo è ciò che rimane della cattedrale gesuita di San Paolo a Macao, come vedete c'è solamente una quinta, possiamo dire, teatrale, e come vedete l'impianto è proprio quello della classica chiesa barocca poi della Compagnia del Gesù, il Gesù a Roma, ma anche tante altre chiese disseminate in giro per il mondo. Beh, e lo stesso, diciamo, avviene ad esempio nella capacità anche dei gesuiti di sfruttare le maestranze locali. Un altro esempio appunto che si può fare è proprio legato al mausoleo di San Francesco Saverio a Goa, che viene commissionato diciamo offerto ai gesuiti di Goa da Cosimo III de' Medici, quindi dal Granduca di Toscana, e viene commissionato quindi a un architetto italiano, ma poi viene assemblato in loco da maestranze locali, e questo fa sì che poi all'interno di quel mausoleo ci siano anche elementi invece della tradizione locale e non solo, diciamo, della origine appunto italiana. E lo stesso Alessandro Valignano, in quella che è la sua opera più importante, che è il Cerimoniale del Giappone, dedica un intero capitolo all'architettura e alla costruzione delle chiese, secondo lo stile giapponese, che però evidentemente presenti anche sempre degli elementi che si associano e si riallaccino alla tradizione occidentale. Vi volevo far vedere, prima di concludere, qualche esempio, diciamo, di questo sincretismo da un punto di vista artistico. Questo è uno dei più importanti esempi di questo sincretismo fra arte rinascimentale e arte giapponese, ed è la Madonna delle Nevi della scuola di questo gesuita pittore che si chiama Giovanni Niccolò, ed è un olio su tela del primo Seicento, ed è, come vedete, è una Madonna che ha tutte le fattezze orientali, però viene rappresentata secondo uno stile che è tipicamente occidentale. Un altro esempio che possiamo fare è quello della Madonna di San Luca. In questo caso siamo in un contesto cinese, e la Madonna di San Luca, in questo caso si tratta di un inchiostro e colori su tela di un anonimo, viene prodotta però all'interno evidentemente del contesto di cui vi sto parlando, viene accostata ad alcune divinità locali, perché anche lì in qualche modo possiamo dire che appunto la pittura, per utilizzare diciamo una bella definizione di un grande sinologo che è Jean Gernet, diventa in qualche modo un'impresa di seduzione, cioè viene utilizzata anche per motivi conversionistici, e quindi per avvicinare appunto queste popolazioni così lontane appunto dai gesuiti europei alla religione cattolica, anche l'immagine della Madonna viene avvicinata a delle divinità locali, così che si possa fare una sorta di sovrapposizione fra le due. Un altro esempio lo troviamo ad esempio in questo caso in India, e questo è un esempio, diciamo, più legato anche a una tradizione, possiamo dire, proprio di trasmissione di testi. Cioè non sono solo appunto le persone, gli artisti, pittori gesuiti o gesuiti che formano, diciamo, una tradizione pittorica a portare con sé in prima persona le competenze, ma sono anche i libri in qualche modo che circolano da una parte all'altra. E a sinistra abbiamo quella che è una delle più importanti testi appunto della fine del Cinquecento, e cioè Evangelicae Historiae imagines di Geronimo Nadal, che è appunto un gesuita, anche lui compagno di Ignazio, e che appunto rende per immagine la storia evangeliche. E sulla destra abbiamo un'immagine della Natività che viene prodotta invece all'interno della corte Mogul, ed è evidente il calco dell'immagine Mogul dalla immagine di Nadal. Quindi voleva dire che questi gesuiti che si muovono per esigenza di tempo non ho potuto approfondire, ma molti, diciamo, c'è una impresa di gesuiti che arriva fino alla corte di Akbar e che appunto dialoga con l'imperatore. Evidentemente con sé portavano anche dei libri e questi libri poi avevano un'influenza anche sulla tradizione locale, quindi come vi dicevo prima questi movimenti ovest-est ma anche poi est-ovest. Ho ancora 5 minuti? No. Direi di sì, 5. Sì, volevo farvi vedere un'ultimo. Sì, vabbè, passo su quest'altro esempio. L'ultimo esempio che vi volevo fare è invece il caso di, non di una pittura, ma di un oggetto. Che cos'è il tali? Il tali è un oggetto che le spose indiane portano al collo e che appunto gli viene diciamo regalato in occasione del matrimonio ed è sostanzialmente un simbolo di fertilità. Ora la possibilità di avere, di continuare diciamo questa tradizione dell'induismo anche una volta che queste donne si erano convertite al cattolicesimo ha in sé un problema, e cioè che questa immagine, anche se in forma molto stilizzata, riporta l'immagine di una divinità della fertilità che è appunto il Puellar, una divinità indiana. Quindi evidentemente anche questo oggetto, tant'è vero anche alla Biblioteca Casanatense ne abbiamo alcuni portati proprio con l'intento di essere analizzati dalla Congregazione dell'Inquisizione a Roma, viene individuato come un oggetto idolatrico, perché una donna cattolica non può portare al collo un simbolo di un idolo. Pensate solo a quello che è successo pochi giorni fa con le statue degli idoli che a Roma sono state buttate nel Tevere proprio. Quindi evidentemente a Roma si crea una forte diciamo movimento di critica nei confronti dell'uso di questi oggetti. E allora che cosa inventano, cosa fanno i gesuiti? Decidono di trasformare diciamo il tali e di trasformare questo oggetto mettendo dei simboli cattolici, cioè mettendo la croce al posto dell'idolo, e in questo modo sperano che l'oggetto stesso venga accettato da Roma. In realtà per un po' ci riescono, ma poi negli anni 40, la metà degli anni 40, Roma decide che tutte queste pratiche dei cosiddetti riti malabarici, appunto dalla zona in cui vengono praticate, non devono più essere accettate dai missionari, e quindi quei missionari che continuano invece a portare avanti questa strategia di adattamento e di evangelizzazione devono essere diciamo in qualche modo perseguitati o comunque indirizzati in un'altra maniera. L'ultimo documento, purtroppo si vede molto poco da lontano, è un manoscritto che proviene dalla Biblioteca Nazionale e che fa parte di quella serie di manoscritti portati in Francia da uno dei primi orientalisti, che parte, diciamo, i primi anni dell'Ottocento, che è anche Tilduperron, che ha una grande collezione di manoscritti in Tamil, perché la parte che vedete sopra, la prima parte è scritta in Tamil, appunto una delle lingue, diciamo, indiane, e questo manoscritto è successivo alla condanna di questi riti malabarici. Eppure questa è in qualche modo all'interno diciamo di questo testo, la cui prima parte è in Tamil e nell'interlinea in portoghese e l'ultima parte è in latino, si scrive che durante la cerimonia di nozze verrà benedetto il tali. Quindi nella parte portoghese c'è scritto che verrà benedetto l'anello, mentre nella parte scritta in Tamil, che però riporta queste frasi anche in latino, c'è scritto che verrà benedetto il tali. Quindi è evidente che questo caso di sincretismo non era affatto superato. E non a caso questi tali che io vi ho mostrato qui non sono dei tali storici, sono dei tali di oggi, nel senso che c'è un fiorentissimo mercato di tali cristiani ancora oggi, anche a livello di oreficeria. E con questo chiuderei.